Poco più di 13.000 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Diminuiscono gli ospedalizzati. In Sicilia 886 nuovi casi e 34 morti. Lieve flessione dei casi di Covid ad Adrano, adesso 264. Intanto deceduto a causa dell'infezione un 66enne adranita che si trovava ricoverato all'ospedale di Biancavilla. Stranieri al plesso abbandonato di Falconieri a Paternò, ieri intervento dei vigili urbani, resta invece ancora aperto l'ex albergo Sicilia. Amministrazione giudiziaria per la società di navigazione privata Caronte Tourist S.p.A. che si occupa del traghettamento tra Calabria e Sicilia. L'operazione è stata denominata Scilla e Cariddi. Si chiama Flavio Pennisi, ha 16 anni e una grande passione per la musica. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Questa sera in apertura parliamo ancora una volta di quelli che sono gli aggiornamenti relativi all'emergenza legata al coronavirus. Poco più di 13.000 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore. Diminuiscono gli ospedalizzati in Sicilia, 886 nuovi casi, 34 morti. Poco più di 13.000 nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su oltre 279.000 tamponi processati tra molecolari antigenici con un tasso di positività che si attesta al 4,7%, in aumento di quasi un punto percentuale rispetto a ieri. 477 decessi nelle ultime 24 ore con e per coronavirus, quasi 16.000 nuovi guariti e dunque gli attuali positivi, cioè coloro che hanno attualmente il virus, diminuiscono di poco più di 3.000 unità per un totale di 434.000, di questi oltre 412.000 sono asintomatici in isolamento domiciliare. Scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 69 in meno nel saldo tra ingressi e uscite per un totale di 2.145 malati intubati, mentre in degenza ordinaria si sono liberati 246 posti letto per un totale di poco più di 20.000 ricoverati con sintomi nei nosocomi del bel paese. In Sicilia 886 nuovi casi su oltre 24.000 tamponi processati tra molecolari rapidi con un tasso di positività del 3,6%, 34 i decessi, 1.343 nuovi guariti, gli attuali positivi diminuiscono di 491 unità e adesso sono in tutto poco più di 41.000, di questi solo 1.510 hanno bisogno di cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 9 malati intubati in meno rispetto a ieri per un totale di 193, in degenza ordinaria 10 posti letto in meno rispetto a ieri per un totale di 1.317, per ultimo 186 casi nella provincia di Catania nelle ultime 24 ore. Lieve flessione dei casi di Covid ad Adrano, adesso 264, intanto deceduto a causa del virus un 66enne adranita che si trovava ricoverato all'ospedale di Biancavilla. Segno meno nell'ultimo riallineamento dei dati per quanto riguarda il dato del contagio ad Adrano sul fronte coronavirus. Ci sono 3 casi in meno rispetto a ieri in città e adesso i positivi all'infezione sono 264, di cui 6 ospedalizzati. Aumentano i soggetti in isolamento fiduciario che passano da 318 a 334. Adrano però piange un altro concittadino morto a causa dell'infezione. Un 66enne è deceduto all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, dove si trovava ricoverato da tempo a causa del virus. A Paternò sono 165 casi di positività al virus, 9 gli ospedalizzati e 259 i soggetti posti in isolamento fiduciario. Intanto sabato a Paternò screening per la popolazione paternese nello spazio antistante della piscina comunale Giovanni Paolo II con tamponi rapidi in modalità drive-in dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 188 i casi a Biancavilla, di cui 5 ospedalizzati, 90 i casi di positività bronde, di cui 2 ospedalizzati, mentre i casi attivi a Belpasso sono 105. I dati relativi al contagio nel nostro comprensorio ovviamente sono sempre soggetti a cambiamenti. Cambiamo argomento. Stranieri al plesso abbandonato di Falconieri a Paternò, ieri intervento dei vigili urbani, resta invece ancora aperto l'ex Hotel Sicilia.
Hanno lasciato l'ex albergo Sicilia a Paternò dopo l'iniziale intervento di chiusura delle finestre predisposto ad inizio settimana dalla città metropolitana, trasferendosi al plesso scolastico Falconieri nella sezione abbandonata della struttura scolastica, da dove ieri pomeriggio sono stati mandati via, anche se stanotte si sono ripresentati all'interno della sezione abbandonata della scuola e qui hanno acceso un fuoco per riscaldarsi. Altri pare si siano spostati all'ex INAM di via Giovanni Verga, struttura anche questa abbandonata e devastata da anni da ladri e vandali. Altri ancora dormono in un accampamento, anche questo di fortuna, in contrada Ciappe Bianche. Altri potrebbero essere ritornati all'ex albergo Sicilia, visto che l'immobile resta ancora aperto. Dopo i lavori iniziali di lunedì, gli interventi si sono fermati e la struttura resta con le porte murate al piano terra, ma con la porta d'ingresso totalmente aperta. La questione accoglienza stranieri resta un problema dalle diverse sfaccettature a Paternò. Con la campagna agrumicola in corso, come accade ogni anno, arrivano numerosi stranieri, forza lavoro da impiegare in campagna, molto spesso in nero, e come ogni anno resta il problema della loro sistemazione. Trattandosi spesso di forza lavoro di persone senza documenti, difficile poter trovare una sistemazione adeguata. Da qui gli accampamenti di fortuna in strutture abbandonate con un degrado urbano che cresce. Per Falconieri è scattato l'allarme, come è accaduto altre volte in passato. La presenza di bambini a scuola non si può conciliare con la presenza di una parte della struttura abbandonata ed occupata abusivamente. Interventi sono necessari per questa parte dell'immobile per poterlo destinare di nuovo a scuola. Che la presenza di stranieri in città sia notevolmente cresciuta è evidente dal numero dei passi che ogni giorno sforna la bisaccia del Pellegrino, saliti a circa 170 al giorno, tutti per la cena d'asporto. Cambiamo ancora una volta argomento: attivo il bando da 16,6 milioni di euro destinato alla bonifica di aree inquinate in Sicilia. L'avviso consentirà di intervenire sui numerosi siti censiti all'interno del piano regionale delle bonifiche classificati secondo un diverso ordine di pericolosità. Nel rispetto del principio chi inquina paga, non sono ammissibili operazioni su aree produttive e su discariche private. Il governo Musumeci intende così mettere in sicurezza le centinaia di vecchie discariche dismesse e le aree a rischio che per decenni hanno rappresentato uno scempio ambientale oltre che un pericolo per la salute dei cittadini. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e si avrà tempo fino a metà marzo per presentare l'istanza. Amministrazione giudiziaria per la società di navigazione privata Caronte Tourist S.p.A. che si occupa del traghettamento tra Calabria e Sicilia. L'operazione è stata denominata Scilla e Cariddi. La direzione investigativa antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal locale tribunale, sezione misure di prevenzione, con il quale è stata disposta l'amministrazione giudiziaria per un periodo di 6 mesi nei confronti della Caronte e Tourist S.p.A., società di navigazione privata che si occupa di effettuare il traghettamento tra Calabria e Sicilia. L'operazione è stata denominata Scilla e Cariddi. Secondo quanto emerso dalle indagini, la società, valutata per un importo pari a 500 milioni di euro, avrebbe agevolato esponenti dell'andrangheta. Sequestrati beni del valore di circa 800 mila euro, il sequestro comprende 2 ditte individuali, comprensive dell'intero patrimonio aziendale con sede a Villa San Giovanni, 5 appezzamenti di terreno, di cui uno edificabile per complessivi 700 metri quadri, 2 appartamenti e un garage a Villa San Giovanni e poi ancora un appartamento con box e un piccolo vano cantinato nel comune di Lissone, oltre a disponibilità finanziarie. L'amministrazione giudiziaria della Caronte e Tourist, disposta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, durerà, come detto, 6 mesi. Attraverso l'operazione di oggi sarebbero emersi anche presunti rapporti tra la Caronte e Tourist e 2 dipendenti del vettore marittimo, Domenico Passalacqua e Massimo Buda. Questi ultimi, secondo gli inquirenti, sarebbero stati i portatori degli interessi dell'andrangheta agevolati da Caronte e Tourist S.p.A. Così come specificato, si sarebbe trattato di interessi
economici legati alle imprese riconducibili ai due soggetti che si occupano di vari servizi all'interno delle navi che fanno la spola tra le coste siciliane e quelle calabresi. Non si parla di controllo dell'azienda, ha precisato il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Bombardieri. Ove ci fosse stato un controllo, ben altre sarebbero state infatti le misure da adottare. Le vicende della società che ha gestito il traghettamento sullo stretto storicamente ha suscitato gli interessi mafiosi, ha aggiunto il procuratore aggiunto Gaetano Paci. Quello che è stato focalizzato con il provvedimento di oggi è che questi interessi mafiosi nel tempo abbiano trovato un radicamento attraverso lo sfruttamento delle capacità imprenditoriali della società. Nel fare questo si è tenuto conto del ruolo criminale di questi soggetti, ha concluso. Quello di oggi è sicuramente fra i più importanti provvedimenti di amministrazione giudiziaria che siano mai stati eseguiti in Italia, ha in ultimo affermato il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo. Ancora cronaca nera, violenza sessuale su una paziente. Con questa accusa in flagranza di reato i carabinieri del NORM di Agrigento hanno arrestato ieri sera un operatore sanitario di una struttura di riabilitazione convenzionata con l'ASP. L'attività investigativa coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dal sostituto procuratore Paola Vetro si avvalsa di mezzi di ripresa audio-video che hanno permesso di registrare altri e diversi episodi di violenza ancora all'esame degli inquirenti. E adesso un appello ai nostri telespettatori da parte di un tirocinante del pronto soccorso dell'ospedale di Paternò che questa mattina ha trovato nell'ambulatorio 2 del nosocomio paternese questa fede nuziale che all'interno presenta l'incisione di una data, ovvero quella del 10 febbraio 1995. Per informazioni rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale di Paternò. Si chiama Flavio Pennisi, ha solo 16 anni e una grande passione per la musica. Vediamo. Lui si chiama Flavio, ha 16 anni, è di pianotavola e ha un grande talento per la musica. La sua passione è il trombone, strumento che suona dall'età di 8 anni. A trasmettergli la passione per la musica è il padre, anche lui musicista. Dopo aver iniziato con la banda musicale di Mister Bianco a 9 anni, Flavio Pennisi è stato ammesso al Conservatorio di Catania con il maestro Camillo Pavone. Che Flavio avesse la musica nel sangue è stato chiaro a tutti fin da subito. A 14 anni, infatti, ha superato le audizioni per entrare a far parte della Kids Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. Da quest'anno fa parte della Youth Orchestra ed in entrambe è il primo trombone. Nonostante la giovane età, ha poi partecipato a tanti eventi e masterclass di livello nazionale ed internazionale, riuscendo a piazzarsi quasi sempre al primo posto. Tra gli ultimi eventi a cui ha preso parte figura il primo concorso online Interpretation Contest Innova Trombone, un concorso internazionale organizzato dall'associazione Innova Trombone tenutosi in Spagna lo scorso mese di dicembre, ovviamente online. A questo si aggiunge il concorso internazionale di musica ed arte drammatica Leopoldo Bellan tenutosi a Parigi alla sua 94esima edizione ed organizzato dall'associazione Lancet Art, dove ha ricevuto una nomina speciale. Attualmente collabora con la Big Band del Conservatorio di Catania e vari gruppi di musica leggera, jazz e classica. Flavio Pennisi, hai 16 anni, ma nonostante la tua giovanissima età hai già un bel curriculum per quanto riguarda lo strumento musicale che hai scelto di suonare, che è il trombone. La tua passione per la musica quando nasce e come nasce? Allora, è nata circa 8 anni fa. E grazie a mio padre è musicista, mi ha trasmesso questa passione, vedendomi avvicinato a questa realtà, e allora ha deciso di farmi studiare uno strumento che non era il suo strumento, il clarinetto. Ha detto prima con questo strumento il trombone, è stato praticamente un amore a prima vista, e giocando, perché ho cominciato giocando, non è che io non mi aspettavo di arrivare a suonare in certi posti, allora giocando man mano la cosa è diventata molto più seria e niente, ho cominciato a studiare al conservatorio, e a fare concorsi, eccetera, e questa cosa mi rende orgoglioso. Tu suoni uno strumento a fiato, l'hai già detto, è il trombone, uno strumento non facile.
Allora, sì, certo, ovvio, non ci sono strumenti facili da suonare. Anche dal più stupido, diciamo stupido, che può essere il flauto dolce che insegnano alle medie, alle elementari, ma neanche quello è facile da suonare. E il trombone, sì, è uno strumento difficile, è uno strumento a fiato, come ha detto lei, e le vibrazioni si generano tramite le labbra, quindi c'è anche una stanchezza fisica arrivata a un certo punto. E niente, man mano che uno poi studia, migliora, è come una palestra, no? Se io non vado in pa se io un giorno decido di sollevare 100 kg, non posso farlo senza allenamento. E quindi man mano uno studia, si allena e raggiunge certi registri, una certa tecnica, eccetera, eccetera. Per voi musicisti questo non è un momento sicuramente facile, la pandemia ha bloccato la vostra attività, tu come lo stai affrontando? Io l'affronto con lo studio, con la perseveranza, perché in estate si figuri, l'anno scorso ho fatto almeno 15 concerti tra metà luglio e metà agosto, quindi ero pienissimo, soprattutto con l'orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l'orchestra giovanile. Quest'anno abbiamo fatto solo due concerti ad agosto, quindi la differenza proprio è. E niente, uno sta a casa, studia, se ha la passione non aspetta, io aspetto dei momenti migliori per suonare assieme ai miei amici, assieme all'orchestra, poi è una famiglia l'orchestra, quindi non è solo andare là a suonare, è anche vedersi con gli amici. Ora abbiamo ricominciato un po' a fare qualche prova, abbiamo fatto il concerto di Capodanno ed è difficile stare assieme alla prima tromba, un mio carissimo amico, e non poterci avvicinare. Noi quando ci vediamo ci abbracciamo, cioè, ed è una cosa difficile, una situazione molto difficile e molto brutta. Un'ultima domanda, che cos'è per te la musica? La musica la definisco energia e cibo per l'anima, nel senso, noi ci nutriamo tramite il cibo. Mentre l'anima si nutre attraverso la musica, ma non solo la musica, l'arte in generale. Io ho scelto la musica, la mia arte è la musica, come per qualcun altro può essere l'architettura, la pittura. E per me la musica è, io mi nutro di musica, quindi per me è energia, linfa vitale. Questo era l'ultimo dei nostri servizi. Si conclude così l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni meteo. Buon proseguimento di serata.